Eccoci qua, belli siete ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati in questo nuovo video nella casa del pane balloon dal vostro amico Nike. Ragazzi, meno male, devo essere sincero, rinnovate, prolungate, raddoppiate, fate quello che volete, ma tenete questo giocatore qua perché ragazzi è un crack pazzesco e sarebbe veramente un peccato perderlo per gli amici napoletani. Adesso io parlo evidentemente d'avversario, però insomma vedere questo giocatore in Italia ancora per qualche anno mi piacerebbe veramente tanto perché secondo me è un crack pazzesco. Sto parlando del mostro del Napoli, Kvaratskhelia. Insomma, gli amici napoletani possono essere contenti, possono tirare un sospiro di sollievo perché insomma il Napoli sembrerebbe, non c'è ancora nulla di ufficiale, però sembrerebbe aver trovato la quadra, aver trovato un accordo, no, col prolungare di un altro anno il contratto e raddoppiarlo evidentemente da 1,2 a 2,4. Comunque insomma un ingaggio abbastanza sopportabile per le casse del Napoli e insomma ti tieni in casa un giocatore che veramente secondo me è un crack pazzesco sicuramente poi in futuro si rischia quando hai questi giocatori. Oggi il calcio di oggi è difficile, no? Insomma, riuscirli a trattenere soprattutto per noi, per le squadre italiane, però riuscire a trattenerlo ancora qualche anno è tanta roba perché per me è un crack incredibile. Ne voglio parlare insieme a voi, non voglio tirar fuori subito tutto adesso, perciò ragazzi innanzitutto vi invito a mettere un bel like al video e ad iscrivervi al canale. Ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ogni qualvolta escono. E soprattutto, ragazzi, non cosa da poco, scaricate l'app di OneFootball. Non potete non avere l'app di OneFootball scaricata sul vostro telefono. Non so più come dirvelo, ragazzi. È un'app totalmente gratuita che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, 365 giorni l'anno. Highlights, indiscrezioni, highlights di Serie A, di Serie B. Potete comprare la partita singola di Serie B o Serie C italiane senza fare pacchetti, indiscrezioni, curiosità, statistiche, pronostici, insomma veramente tanta roba. La potete personalizzare con la vostra squadra del cuore, perciò io vi invito a scaricarla, vi lascio il link in descrizione. Bella è l'app di OneFootball. Detto questo, ragazzi, insomma, arriviamo al dunque, arriviamo al dunque. C'erano già era già qualche giorno che si sentiva questa sirena in lontananza, no? Di queste squadre della Premier che stavano vedendo di come avvicinarsi al talento georgiano del Napoli, no? Insomma, una su tutte era il Newcastle, che sappiamo non ha come blasone, chissà, sicuramente molto meno del Napoli come blasone, però ha una potenza economica pazzesca, insomma, può far barcollare chiunque, no? Insomma, perciò il Napoli si giustamente anticipa i tempi, sembrerebbe che Giuntoli abbia trovato l'accordo con l'entourage del Giorgiano e si vuole raddoppiare appunto il contratto, ragazzi, ma è giusto che sia così. Uno quando è un crack lo si vede subito, non c'è poco da dire, non c'è da aspettare chissà che cosa. Cioè, il Giorgiano in questi primi 4 mesi, sì, 4 mesi di campionato, 5 mesi di campionato, ha fatto vedere veramente che è di una categoria pazzesca. È di una categoria pazzesca. E non si può pensare con lui di dire no, ma aspettiamo se si riconferma i prossimi 6 mesi, l'anno dopo, magari adesso è stato l'effetto sorpresa. No, quando hai quei colpi lì, quando hai quelle giocate lì, non è l'effetto sorpresa, non è che gli altri, beh, che vale, lo lasciamo stare. No, no, l'effetto sorpresa può essere la prima partita, la seconda, la terza, la quarta, ma insomma, fare 5 mesi così, ma poi quelle giocate lì non sono giocate da effetto sorpresa. L'effetto sorpresa poteva essere Piontek, no? Qualche anno fa, infatti, si è rivelato tale, ma era un finalizzatore, era lì, arrivavano palle in qualche maniera di chiappa, di polpaccio, di qualsiasi cosa metteva dentro. Quello sì che si poteva, bisognava stare un po' più attenti e bisognava aspettare anziché subito. Ma con questo no, questo prende la palla, dribbla, tunnel, giocate, tiri da lontano. Cioè, questi c'ha dei colpi che non possono essere effetto sorpresa. Questi colpi o li hai o non li hai nel bagaglio. Poi certo, sicuramente
da adesso in poi la vita diventerà sempre più difficile perché ora ti conoscono e hanno paura e perciò cercheranno in qualsiasi maniera e i difensori e gli allenatori delle squadre avversarie di coprirsi da quel lato lì. Però insomma il giocatore i colpi ce li ha, perciò non c'è più l'effetto sorpresa ed è giusto che il Napoli fin da subito, anche solo dopo 5 mesi, pensi subito al prolungamento e soprattutto a quello che conta di più, ragazzi, la pila, perché insomma questi giocatori qua possono essere belli, possono amare la maglia, tutto quello che vuoi, ma insomma, quello che conta è quello. E da 1 e 2 a 2 e 4 comunque rimane. Tu fai felice un giocatore perché insomma gli raddoppi lo stipendio e poi comunque gli dai anche l'input, no? Insomma, per far sempre meglio, perché uno poi inizia a credere, cioè, questo cazzo mi hanno preso e dopo 4 mesi già vuol dire che allora cerchi sempre di dare qualcosa in più, è uno di quelli che non è che magari si adagia. Io a me mi sembra di vedere un ragazzo proprio sul pezzo, perciò il Napoli fa benissimo, cioè voglio dire, oggi non si può dire il contrario di Kvaratskhelia, è senza ombra di dubbio l'uomo copertina di questo campionato, di questo Napoli. Cioè tu oggi è vero che il Napoli poi è una squadra pazzesca perché gioca bene ed è tutto, fanno tutto bene, è tutto giusto al posto giusto, no? Sia Spalletti come allenatore, ma anche gli altri giocatori, Lobotka è esploso, Anguissa, tanta roba, insomma, Raspadori, nuovo acquisto, è subito entrato bene nei meccanismi, Simeone manca a parlare, entra e fa gol, insomma, Kim ha sostituito, cioè, ci sono tante cose, non è che il Napoli è Kvaratskhelia, però è senza ombra di dubbio l'uomo copertina del Napoli, perché poi dopo, insieme a una squadra, a una serie di giocatori, a un gruppo, ci deve essere un po' il fiore all'occhiello, è lui. Questo è lui perché è quello che ti crea la superiorità numerica, che ti fa la giocata all'improvviso. Insomma, in una squadra dove tutto va bene, se aggiungi anche il giocatore così che ti crea la giocata, insomma, ha tutti i presupposti per diventare una squadra che rimane alla storia. Perciò, insomma, per me fa bene, per me è una grande mossa quella del Napoli, quella di pensare subito al rinnovo, è giusto, perché poi dopo, ragazzi, le dinamiche del calcio non si sa mai. E poi certo, se qualcuno ci vede veramente del talento o guarda ancora più in là, tu puoi anche raddoppiarlo, ma poi magari arrivano con una proposta mega galattica al giocatore, alla società, poi può succedere di tutto, però comunque è giusto coccolartelo e il Napoli meglio di così non può fare, perché insomma da 1 e 2 passa a 2 e 4, se è vero le cifre che stanno circolando e le indiscrezioni, da 1 e 2 passi a 2 e 4, gli allunghi di un anno il contratto, perciò ti tuteli a livello societario, insomma non rischi di perderlo, no, non è che c'era il rischio perché comunque manca ancora 4 anni, perciò allunghi ancora di più. E eventualmente davanti a poi un'offertona si rivaluta tutto, però insomma, tanta roba, tanta roba. Secondo me è una grande bella mossa quella del Napoli, giusto? Così si mettono a tacere subito le voci, inizia, perché poi ragazzi, il gioco della destabilizzazione di una società parte anche da quella, mancavano comunque 4 anni e mezzo alla fine del contratto, non è che era prossimo, perché qua ci sono persone che scadono a giugno, ma tanto rinnova. Il giorno prima, vogliono, le lasciano belle tranquille, le devono recuperare, hanno già recuperato, lui rinnova e tutto. Gli altri sono avanti anni luce in campionato, hanno giocatori che scadono dopo 4 anni e mezzo e già iniziano. Ha fatto bene il Napoli, così ha zittito tutti, ha zittito tutti. Dai ragazzi, bella, belli siete, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se ha fatto bene o no. O meno il Napoli a pensare subito al rinnovo e all'adeguamento di contratto di Kvaratskhelia. Un abbraccione di cuore a tutti, ragazzi, ci vediamo domani. Mi raccomando, bel like al video, come dico sempre io. Ciao!